One Podcast. La guerra tra Israele e Hamas aveva per qualche istante convinto il mondo che le scelte non fossero tutte lasciate in mano all'emotività. Forse una manciata di ore, ma insomma il tempo sufficiente per far rifiatare tutti. Quella frase, il piano potrebbe non essere l'invasione di Gaza, una frase arrivata dal portavoce militare israeliano Daniel Hecht e che aveva lasciato intendere tutti che la soluzione sarebbe potuta arrivare appunto da una via diversa da quella militare. La diplomazia? Chi lo sa? Una frase pronunciata contestualmente alla visita imminente del presidente americano Joe Biden in Medio Oriente. Un'ulteriore conferma, quindi, che l'escalation militare si apprestava forse a non essere più il piano A. Tutto, almeno per ora, sfumato via quando alle 7 di martedì sera una non meglio definita bomba ha colpito l'ospedale a Gaza, causando la morte di centinaia di persone. Una tragedia. A seguito della quale sono partite le accuse reciproche, Hamas che incolpa l'esercito israeliano e Israele che incolpa invece il movimento della Jihad islamica. Chi ha colpito davvero? Scoprirlo non è affatto facile. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Sono queste le immagini che segnano per sempre nella mente di ognuno di noi l'orrore di un conflitto. Ed è di fronte a queste immagini che facciamo fatica a mettere a fuoco il senso di tutto. Questo è un momento in cui vorremmo solo lasciarci andare all'emotività. È giusto, siamo esseri umani, anzi direi che è normale. In un mondo dove l'orrore ormai si monetizza come un prodotto dell'intrattenimento e che ha reso l'umanità immune all'empatia, riusciamo invece a dimostrare a noi stessi che di empatia, appunto, ne sappiamo ancora esprimere un po'. È però essenziale, anzi fondamentale, che su quell'emotività non inciampino i leader politici del mondo, che non sia questo ciò che un giorno ricorderemo come il momento in cui tutto si è sfasciato. Ogni tentativo di dialogo, di soluzione e di alternativa ad una guerra più estesa. È dunque fondamentale capire subito cos'è accaduto, chi ha lanciato quella bomba. Purtroppo non è facile trovare una risposta. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Greta Cristini, collaboratrice di Limes e reporter di guerra da Israele. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ciao Marco, allora qui in Israele non si fa che parlare di questa tragedia e come puoi immaginare in qualsiasi conflitto anche la guerra per l'informazione, in particolare in questo caso la corsa ad addossare colpe e responsabilità per catastrofi umanitarie è una costante, tanto più quando si tratta di fatti capaci di influenzare e spostare le opinioni pubbliche interne ed esterne. Finora sappiamo che c'è stata questa esplosione nell'ospedale più antico e cristiano di Gaza City. Secondo le dichiarazioni dell'ONG americana che gestisce l'ospedale, una parte della struttura era già stata colpita sabato sera da raid che l'organizzazione dichiara essere esplicitamente israeliani. Hamas ha poi subito puntato il dito contro le forze di difesa israeliane, che però hanno risposto a più riprese dicendo che responsabile sarebbe la Jihad islamica attraverso il lancio fallimentare di un razzo che ha colpito l'ospedale. La problematicità della ricostruzione è che subito dopo l'esplosione, ieri sera è apparsa su Twitter una dichiarazione del portavoce di Netanyahu, Naftali, che avrebbe scritto che Israele aveva appena attaccato una base di Hamas all'interno dell'ospedale di Gaza. È un tweet questo che è stato subito cancellato e Naftali poche ore dopo si è scusato spiegando di aver erroneamente condiviso quella informazione ripresa da Reuters in un post che poi appunto ha cancellato perché faceva riferimento all'uso abituale degli ospedali da parte di Hamas per conservare le armi, per condurre attività terroristiche. Quindi il punto della sua condivisione di questo tweet era quello di mostrare come Hamas lanciasse razzi da una base interna all'ospedale. Dopodiché ovviamente il portavoce militare delle forze di difesa israeliane ha citato come prove alcuni video che poi si sono rivelati dei falsi o ancora stamattina delle foto scattate oggi sulla scena che proverebbero che il cratere causato non ha l'ampiezza di quello che potrebbe essere causato da un missile israeliano. Eppure i danni sono ingenti e secondo alcuni analisti l'ordigno che ha causato questa catastrofe
catastrofe non sarebbe in dotazione delle forze di Hamas. In aggiunta, le forze di difesa israeliane in questi minuti hanno anche condiviso una registrazione audio di alcuni miliziani di Hamas che dichiarerebbero che la responsabilità è proprio della Jihad islamica con uno dei loro ordigni. Insomma, il punto adesso in realtà è come questo disastro verrà strumentalizzato da una parte e dall'altra per portare avanti le mire e gli obiettivi dei due fronti. Il leader di Hamas ha subito spostato l'attenzione dando la responsabilità direttamente agli Stati Uniti che coprono l'aggressione israeliana, dicendo che questo rappresenta un punto di svolta. Ora Biden proprio adesso si trova a Tel Aviv e ha preso subito le parti di Netanyahu, dicendo che dalle informazioni in suo possesso non sarebbero stati gli israeliani ma l'altra parte. Dopodiché anche il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che non incontrerà Biden ad Amman in Giordania come era invece pianificato fino a ieri. Questo ovviamente va a complicare ulteriormente il lavorio della diplomazia americana, che è qui proprio per convincere Israele a ritardare o quantomeno a limitare l'intensità delle operazioni di terra, proprio al fine di permettere a quei milioni di palestinesi di spostarsi dalla zona nord in cui dovrebbero concentrarsi le operazioni di Israele verso la zona a sud. Insomma, si tratta di informazioni ancora non verificate dai media internazionali in maniera indipendente, però anche qui dobbiamo essere chiari, la credibilità stessa di tutta la stampa è messa in dubbio quando c'è in corso un conflitto che divide geopoliticamente i governi di quegli stessi giornali che quindi spesso vengono accusati dall'opinione pubblica mondiale di fare propaganda o per l'uno o per l'altro fronte. L'unica cosa che a me pare certa è che adesso e per tutta la durata della guerra di chi sia la vera responsabilità di questo massacro non c'è dato saperlo. Grazie a Greta Cristini. Sarà difficile veramente arrivare ad una soluzione, perché è chiaro che l'emotività, come dicevo a inizio puntata, in questo caso sta veramente giocando un ruolo fondamentale. È normale che sia così, per carità, ma appunto già il fatto che la visita di Joe Biden di ieri ad Amman, dove avrebbe dovuto incontrare Abu Mazen, il leader dell'autorità palestinese, appunto del governo in Cisgiordania, è saltata, non è un buon segno. Ha vinto, almeno fino ad oggi, l'emotività. Speriamo che nei prossimi giorni invece si riesca a entrare più nel merito di ciò che è accaduto, a trovare i responsabili di quell'azione, di quella bomba caduta sull'ospedale, e speriamo che quella verità non sia così scomoda appunto da far saltare ogni tavolo per una possibile trattativa, per una possibile via d'uscita diplomatica da questo conflitto. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.